Oh my god! Cazzarola! Ma che sei di legno! Benvenuti nel mio canale, sono Majo. Quello che andremo a vedere oggi è l'unione di due giochi, ovvero quella che è la serie Neptunia e quella che è la serie Senran-Kagura. Messi insieme sono Neptunia, Senran-Kagura, Ninja Wars. Chi non conosce nessuno dei due dirà: quindi sti cazzi? Esattamente quello, un gioco molto carino dove avremo il personaggio con uno stile grafico anime molto coloratoso, delle belle figliuole direi. E in questa versione di introduzione andiamo a skippare tutta la storia per farvi vedere soltanto la parte di combat e di gameplay, perché appunto l'anima del gioco è composta da due fasi molto ben distinte, quella da visual novel dove c'è una trama, una sottotrama, in realtà no, è una cosa appunto molto giapponesosa con le ragazze carine, e soprattutto il combat è veramente leggero e divertente, ma con tanti tanti spunti. E la grafica è diventata una cosa veramente bella da vedere, perché è uno stile anime veramente molto dettagliato. Ma prima di andare a vedere insieme, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella e fare un atto di fede, ovvero mettere un like adesso, che non sapete neanche com'è il video, anzi probabilmente già vi sta facendo cagare, ma mettetelo, tanto è gratis e non vi costa nulla. E adesso ci andiamo a vedere il gioco. E si inizia così, in maniera poetica, con una bella luna e una bella gnognetta. Ma skippiamo la storia. Parte il momento anime con la sigla, un breve tutorial che ti illustra come mazzolare la gente, ma che vi ho skippato per andare a vedere il vero e proprio gameplay. Adesso ci illustrano il gioco, dove andiamo a mischiare Neptunia a quella che è Senran-Kagura. In questo Ninja Wars, vari personaggi, la grafica, vi dico subito, è molto molto bella, non aspettavo così curata, devo essere onesto. Classico paese anime, con isole, isole, isole. E questa è una canzone che sicuramente mi toglierà i copyright, ma chi se ne frega di monetizzare, tanto non si monetizza. Perso il canale, che figuriamoci. Tutti i personaggi sono maggiorenni, credo, me l'auguro. Vedete, mischiare i personaggi dell'uno e dell'altro, tanti personaggi, che meraviglia, tutti con il voice acting e tutte con delle bombe mostruose, fra l'altro molto oppai. Cioè, metto personaggio OP, no, è oppai. Neptunia, Senran-Kagura, Ninja Wars, capitolo 1, fronte comune. Ma si parla la storia, porca. Ed eccola qui, la nostra world map, dove possiamo andare finalmente a mazzolare qualcosa. Dopo tutorial, dopo una sigla anime, dopo un monte di dialoghi che continuano, ma noi imperterritamente andiamo a skippare per vedere questo gameplay appunto del gioco. E adesso si spera che ci siano mazzate. Come dicevo, la grafica è molto piacevole. E se smettono di farmi vedere cose tutorialeggianti, guardate bello il personaggio. Niente, niente male. Che return, vai gasse, c'è da picchiare qui su. Eccoli qua loro. Non abbiamo ancora le skill da ninja che ci hanno fatto vedere nel tutorial, ma prima o poi le sbloccheremo. Prima o poi saremo in grado di... Eccole qua in realtà, ho sbagliato tasto. Questo ed altro sul canale Majo 2.0. Cazzate una dietro l'altra, oh yeah! Sbadabam! Pam! Pa pa pam! Botte, 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 dai funghi e da quello che capita, insomma. Picchiare funghi non è da tutti i giorni, diciamoci la verità. Di solito si fanno fritti, si fanno arrosto, si mettono nel riso, si mettono nella pasta. Ma picchiarli? Quante volte vi è capitato di picchiare dei funghi? So neanche se c'è una lega che tutela i funghi, in realtà. Potrebbe esserci, per quanto ne so. Ma perché questi blob hanno delle etichette attaccate in faccia? Perché sono così aggressivi? Ammesso che siano aggressivi... È che non si sia noi gli stronzi di turno, eh? Cosa che potrebbe benissimo essere. Volendo si possono loccare, però sono tutti uguali, sono delle pippe al sugo, quindi perché loccarli? La vera domanda è proprio quella. Il lock ci servirà più avanti. Anche perché noi facciamo un devasto di danni, quindi ce ne frega il giusto di... Bababam! Di loccare la gente, perché loccarla quando possono semplicemente morire? Oh, ancora funghi, poveri funghetti. Io adoro i funghi, perché devo picchiare i funghi? È una cosa proprio brutta, mi mette una tristezza stare a picchiare i funghi. Ecco come si skippa il personaggio, come si switcha, volevo dire, scusate. Guarda che bella ragazzina
Non ci vede niente, non so come sia possibile che riesca a essere una combattente con tutta quella roba davanti agli occhi. Però, chi siamo noi per... guarda che bello zigzag che fa. Attenzione, però la tizia viola mi piaceva di più, onestamente. C'aveva quel non so che di... dei colori molto belli, poi... questa cosa del... di come è vestita, insomma. Provision Spills. Ciao gattino, mi presento così io. Bam! E questi sono già più duri da tirare giù, eh. Già si devono prendere 5 scoppi in faccia prima di andare a vedere se i funghi sono attaccati bene al terreno guardandoli da sotto. Siamo arrivati nel posto in cui dovevamo arrivare per arrivare. Loading e parte un dialogo. Che io vi schippo. Lo sapete, ve li schippo, quindi ve li vedrete nella versione del gioco finale. E quindi dirai, ma allora chi cacchio è questa? Non so. Avete presente il meme con mi hai tolto tutto del boss finale? Dice, che cazzo è? Io non so neanche chi sei. Guarda, io voglio farti del male, eh. Vabbè, intanto ho fatto un balletto davanti, notevole. Inutile, ma notevole. Allora, se li tiro anch'io so tirare le cose avvelenate, ti credi? Cara la mia cincirinella, guarda, poi c'ho questa cosa della Shihanna che è fighissima. Te la sai fare? Non credo tu la sappia fare, eh. Adebayor. Bam. Con Ucho Yojo. Sbadabam. Storia. Non gli abbia chiesto la sua materia preferita perché ha risposto storia. Cos'è quel simbolo? Vuol dire che è al break. È break, quindi è rotta, è mommore. Giuro che non ho capito cosa c'era scritto. Era scritto talmente stiloso che non ho capito che cazzo ci fosse scritto. Parte un loading e parte sicuramente un dialogo. L'abbiamo reclutata? Può essere. Forse ci abbiamo fissato per un caffè. Non lo so, non lo sapremo mai. Lo sapremo se ci giocherò per conto mio e se ci giocherete per conto vostro. Perché questo si fa. Vedere l'inizio di un gioco. Ora skippiamo per arrivare dove vogliono farmi arrivare. E voglio capire cosa c'è. Volete che arrivi qui? Sì. Ok. Ok, per cambiare gemme e equipaggiamento. Ma noi ci vanno bene questi. Siamo già overpowered da bestia. E parte un dialogo. Di gruppo. Un dialogo di gruppo. Ma lo skippiamo. Adesso boss fight contro un Tauro. Così. Pensavo ci fossero le due ragazze. Invece no, un Tauro così. Ci stava bene. Vai, casse. B più Y. Dove sono la B e la Y? Ok. Oh my god. Cazzarola. Ma che sei di legno. Ha tirato un colpo, ma ha tolto la voglia di esistere. Però Storia. E là. Oh. E continua a tirare long range, ti credi? Vieni qua. Ti faccio vedere come si fa a prendere delle lecche notevoli. Allora gli faccio lo zigzag e gli passa la voglia, eh. Zigzaga! Ah no, è andato via lui, bastardissimo lui. Ma lei c'ha un fottiliardo di punti magici, cioè questi attacchi ne fa uno dietro l'altro lei. Ma è potentissima. Oh, zababam! Trigrudes! Guarda, si vede anche la sua almeno. Che meraviglia delle meraviglie meravigliose. E ora? Break. Ti stondo di bombe che ti passa la voglia. Zigzaga, zigzaga. Appena possibile. Vai, arriva di zigzag. Pam. Pam, barolla. Sto morendo. Sta diventando un me o lui. Si era trasformato in un me o lui. Perché guardate la vita che aveva la tizia. Se non lo guardate perché non ce l'ho più. La rimetto, deve essere lei a finirlo. Zigzaga. Ma a me mi strapuppi la fava, e invece non mi strapuppa niente perché davvero mi ha fatto un dolo che la metà bastava. Anzi, lui sta morendo ora, morirà. Level up, concluded. Ma che lingua è scritto?
Comunque, ci ha scritto concluded. E sapendo che tutte le cose belle finiscono, anche questo gioco finisce, o meglio, il video di questo gioco introduttivo finisce qui. Un video che, se vi è piaciuto, vi invito a mettere un like per far capire che sto andando nella direzione corretta. Commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi e cliccate anche sul tasto della campanella. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!